on the low. What's up with you, ho? Bitches smoking dro. Bet you know, bust like 44 when I spit that flow. Cause we go hard like that shit. They hustle on the boulevard. Fuck your bra, bitch. I bet I could. Salve a tutti, bentornati su MotoGP 2017. Io sono Gel. Siamo tornati con una nuova corsa. Un attimo soltanto, allora, bonus obiettivo di gara 100% nel frattempo e siamo pronti per la prossima gara su MotoGP, Moto3. Allora, vediamo, inizia gara, questa carriera che è abbastanza frustrante con i nuovi, le nuove sfide, perché anche se abbiamo un'ottima moto è abbastanza difficile prevalere sui nemici. Siamo a Valencia. A Valencia, territorio spagnolo, dove Mir e Canet faranno di tutto per ostacolarci. Comunque, io vi faccio le prove, le qualifiche e ci becchiamo direttamente dopo. Ok, vediamo un pochino com'è andata questa volta. Siamo andati meglio rispetto a prima, infatti abbiamo fatto un tempo decisamente migliore. Comunque, allora, dovremmo iniziare bene. Ci ritroviamo sempre a Valencia, ci stanno parecchie curve sulla sinistra rispetto a quelle sulla destra, tracciato abbastanza complicato. Comunque iniziamo con la nostra KTM, speriamo di fare un buon, dobbiamo augurarci di fare il traguardo, perché abbiamo Mir e Canet che ci stanno dietro. Eccoli qui, come sempre in seconda e terza posizione ci sono loro. Vediamo di fare un buon tempo, una buona buona gara. La qualifica è andata bene, però non bisogna mai distrarsi, come in questo caso. Già subito spingono tantissimo, soprattutto Mir spinge tantissimo in un modo assurdo. Fa schifo, mi fa schifo, tiri troppo. Dovremmo modificare i freni e il motore. Dobbiamo fare altre modifiche sicuramente. La staccata buona, eccola qui. Frenata non troppo consistente che ci ha fatto allargare troppo in curva. Prendiamo la ruota posteriore di Canet. Qui slittiamo un pochino, cerchiamo di sfruttare la scia. Scusate, non è Canet, è Bulega, che anche lui, cavolo, è un piccolo, fa niente, fuori uno, non fa niente, piccoli incidenti di percorso. Ok, qui prendiamola, come le sto facendo male le curve, ragazzi, ma come le sto facendo male, sono diventato più una pippa tutto il gioco, è da parecchio che non lo tocco. Capite anche che faccio altre cose, quindi qui la staccata proprio pesante al centro della curva. Per adesso non sto riscontrando chissà quali problemi, però abbiamo sempre Canet e Bulega dietro, che guardate lì, faranno una staccata proprio all'ultimo questo. Ecco, è larghissima. Ma come fanno questi a prendere staccate del genere? Ma questi spingono, spingono anche parecchio. La KTM era la più forte, se non erro, come... No, non era la più forte, attenzione. Era la Honda. La Honda e la KTM equivalgono in termini di prestazioni. Però con tutto ciò riescono a darci parecchi problemi. Sicuramente mo andrò a modificare motore e altre cose, perché così non si può andare avanti assolutamente. Allora, staccata lunga, ok, ripartenza. Guardate questi come piegano, Fenati anche, Martin e Fenati. Vabbè, Fenati e Martin non sono un problema per me. Guardate come gira, grande. Loro hanno un sovrasterzo superiore al mio. Comunque cerchiamo di fare una buona staccata qui, magari a tagliarla un po' così, benissimo.
portiamoci avanti, anche perché sul rettilineo questi ci fanno il culo. Io freno e la Madonna, ci hanno sorpassato tutte e tre in un solo colpo. Porca vacca, Buleg e Martin davanti, problematica come situazione. Guardate quanto spingono questi, Cane altrettanto. Non riusciamo a riprenderli. No, sono fortissimi. Ma dove sono usciti questi? Minchia, un pochino li abbiamo ripresi, però è Cane di merda che ci sportella e ci fa andare in uscita curva una merda. Ecco, mo ti sportello anche io. Però non è che mi puoi spingere così a gratis. Minchia, quarta posizione, male, male. Dobbiamo cercare di dare il meglio, assolutamente. Minchia, la curva brutta proprio questa. Che curva di merda. Dai che prendiamo la scia. Forza, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. No, non ce la facciamo, seconda posizione, cazzo. Vabbè, basta che è andato Martin davanti. Mannaggia. Vabbè, seconda posizione. Rispetto a Mir, che ha fatto Mir? Ah, quattordicesima, buono per noi, buono per noi. Ci siamo allontanati di più da Mir, grandissimo. Ok, questa gara è andata bene. Achievement sbloccato, l'esordio. Ma perché è finito? Vincitori campionato, grandissimo. Davvero l'abbiamo vinto, abbiamo finito il campionato. Ma stiamo scherzando. Seconda posizione per il nostro Gen. Grandissima la sua seconda posizione, anche se non ha fatto un successo come, scusate per il controller, come la prima posizione. Però minchia, siamo andati bene, siamo andati bene bene bene. Il nostro problema era Mir, che però noi siamo riusciti, cioè con quella piccola spintonata che gli abbiamo dato. Però grande, grande, grande. Se non erro abbiamo già finito il campionato, quindi. Allora, vediamo un attimo il calendario. Eh sì, abbiamo finito, abbiamo vinto il campionato, signori. Siamo i campioni della Moto3. Grande, grande. Ci possiamo anche iniziare a preparare per la Moto2. Grande, grande. Bonus increditi. Allora, sta per cominciare un altro anno. Pianifica la stagione con cura, ricordando che questo è l'unico momento in cui è possibile modificare il tuo parco piloti. E questo è un grande. Allora, Moto 2. Qui ci abbiamo prezzacci. Ma quanti soldi ci abbiamo? Ehi, ci possiamo comprare la meglio moto. La migliore moto ci possiamo comprare. Allora, vediamo un po'. Sì, grande. Possiamo prendere la Kalex. Ok, abbiamo sia la Suter, la Tech 3, la KTM, la Speed Up, che non è male, però ci abbiamo la Kalex, che porca vacca. Allora, andiamo di Kalex, assolutamente, grande, possiamo scegliere anche lo sponsor, però vorrei, scusate, vorrei vedere... Vorrei vedere il costo e tutto del... Allora, metterei la Stanley, colore principale, no, la Stanley rompe il cazzo. La livrea possiamo cambiare magari. Ok, questa qui deve essere più bianca, ma che palle. E vabbè, il colore è tutto, poi lo sceglieremo più in avanti o no. Allora, la farei rossa. Con dettagli. Allora, io farei sempre rosso. Qui i cerchi, altrettanto farei con i cerchi io, sinceramente. Però questo rosso qui magari, tutta rossa, tutta rossa.
anche perché ci sta la maggior parte solo bianco. Eh sì, guardate qui. No, questa non mi piace, non mi garba. No, questa qui è più bella. Ok. O se no ci stava Tissot e Alpine Star. Dobbiamo vedere un po' dallo sponsor, perché lo sponsor è fondamentale. Ok, conferma. Conferma. Lo sponsor è quello. Ok, confermiamo le modifiche e scegliamo il nostro pilota Genesi Prox. Quindi rivaleggeremo in Moto 2 e scegliamo come pilota Carmine Napolitano, Franco Vega. O se no, vediamo un poco, vediamo un poco. Allora, abbiamo Vega lì che è fortissimo proprio. Vediamo un po', abbiamo Franco Vega che sta forte, sta forte. Allora, eh sì, andrei di Vega, Franco Vega, prendere Franco Vega. Questo qui può rimanere anche, mettiamo un altro pilota magari insieme a lui, mettiamo Carmine Napolitano assieme. Ok, oppure questo lo potremmo anche cancellare, lo togliamo, lo rimuoviamo per adesso e continuiamo. Ah, monte stipendi, aspetta. Allora, rimuoviamo anche lui. Questo ci costa un po' troppo. Aspettate, qui è una brutta faccenda. Vabbè, per adesso Irving Zonka pure potrebbe essere una buona... Allora, vediamo. Io metterei Irving, dai. Che non ci ha deluso, anche se per adesso stiamo... stiamo rischiando anche un po' tutto di andare in bancarotta. Comunque andiamo avanti. Ah, non ho abbastanza crediti proprio in generale, minchia. E per adesso andremo solo noi per adesso, quindi in Moto 2. Quindi andiamo avanti. Confermiamo così. I soldi non ci sono. Comunque, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, vi aspetto per provare tutti quanti insieme la nuova Moto 2, il nostro esordio, e quindi ci becchiamo direttamente al prossimo video. Bella a tutti da Gen, ciao a tutti!